Cari amici del canale, video serale questo per parlare di mercato, perché nel pomeriggio è giunta notizia che praticamente Todibo ha detto no, come recita il titolo che vedete nell'illustrazione di questo video. Todibo ha detto no, quindi non arriverà e io credo anche che sia giusto per lui e giusto anche per noi. In fin dei conti, se uno non vuole venire al Milan, vabbè, che resti al Barcellona oppure che scelga un'altra destinazione. E dal punto di vista nostro, credo invece che questa volta la dirigenza abbia operato in modo giusto. Alla fine, poi che siano davanti 2 mesi, 1 mese e mezzo a cercare un giocatore che non voleva venire, con tanto di blitz a Barcellona di Massara, vabbè, questo ormai rientra nel strano modus operandi di questa dirigenza che segue i profili e poi non li porta a casa, perché sembra di rivedere un po' la vicenda di Correa. E quindi Todibo praticamente non ha voluto venire a Milan. Non ha voluto venire a Milan perché preferisce giocarsi le sue chance al Barcellona, o per meglio dire, il Barcellona non voleva darcelo con la formula che il Milan avrebbe voluto, per cui voleva mantenere una prelazione sul giocatore che poteva essere o un diritto di ricompra oppure un prestito secco, formula che ovviamente ai dirigenti del Milan non è piaciuta, perché va bene che siamo una nobile decaduta, va bene che abbiamo bisogno di giocatori e che non possiamo spendere, però andare a valorizzare così un giocatore altrui per pochi mesi e poi rimandarglielo, oppure, cioè, ragazzi, sarebbe stato veramente da incosciente. Cosa che tra l'altro mi turba è il fatto che i nomi dei sostituti sono, almeno quelli che si leggono, diciamo, sono quelli di Kier dell'Atalanta e l'altro chi è? Ah, Rugani della Juve. Allora, dopo aver passato settimane a leggere di Demiral, dopo aver passato settimane a leggere di Todibò, va a finire che ci arriva Rugani. Perché sapete che quando si tratta di Milan, pensare al peggio di solito proprio si azzecca la soluzione ai nostri enigmi. Io credo che innanzitutto andrebbe spiegata la questione Caldara, perché non capisco in che modo sia stato gestito il ragazzo, non dal punto di vista dell'infortunio naturalmente, dico dal punto di vista del recupero e dell'inserimento, perché se è vero che l'Atalanta lo vuole, allora io dico evidentemente può giocare, ma allora se può giocare nell'Atalanta, perché non può farlo da noi? Mi piacerebbe capirlo, mi piacerebbe sentire, sarei anche curioso di sapere se qualcuno della dirigenza fenomenale del Milan avrebbe il coraggio addirittura di dirci che in una difesa a 4 lui non è abituato, no? Vi ricordate la storia di Bonucci che non poteva giocare in una difesa a 4, che sapeva giocare solo a 3, tutte quelle stupidaggini che si dicono quando si vuole giustificare un operato che non è adeguato. Per cui vorrei sapere per quale motivo l'investimento Caldara, che è stato un investimento importante, di un giovane interessante, che finalmente poteva essere un qualcosa di, come dire, di fatto bene, no? Nell'operazione Higuaín, eccetera, eccetera, io vorrei sapere perché non può giocare da noi, cioè perché deve andare a giocare all'Atalanta. Veramente questo è un grande mistero. Naturalmente io non sono preoccupato perché va a rinforzare l'Atalanta, perché l'Atalanta non è una nostra competitor, l'Atalanta è una squadra molto più forte di noi e ce l'ha dimostrato prima di Natale rifilandoci 5 sberle in faccia che peraltro non sono servite. Però il discorso è mio, perché devo darlo all'Atalanta per prendere Kier? Cioè, ma adesso la logica dietro tutto questo, il grande problema non è l'unico, ma uno dei grandi problemi di questa dirigenza è che veramente io non riesco a capire con che logica operano. Io non lo capisco, non lo capisco. Ecco perché qualche tempo fa in un video vi ho detto, ragazzi, è meglio se non fanno niente, è meglio se lasciano la rosa così, se non comprano nessuno. A meno che, appunto, come nel caso di Todibò, non ci fosse la possibilità di fare un prestito con un diritto, eccetera, eccetera. Ma se no, non andiamo a impelagarci a portarci in casa altra gente, perché qui abbiamo da smaltire prima che da portare a casa. Tanto ormai la stagione è andata.
ci terremo Pioli fino alla fine, ci terremo Suso e Çalhanoğlu fino alla fine, per cui non ci sono intenzioni serie da parte della dirigenza, no? Visto che tic alla Gagliani che mi è venuto, non ci sono intenzioni serie, per cui meglio rimanere così piuttosto che andare a fare danni. Allora, adesso Todibo niente, cioè tu di no, dobbiamo andare a prendere un difensore. Per quale motivo? Per una questione numerica? Perché manca Duarte che ritorna fra un mese e mezzo? Vabbè, perché Rodriguez va via, pare che abbia trovato l'accordo col Fenerbahce, per cui può essere che ci sia bisogno numericamente di un giocatore. Allora si prende una riserva, ma dico, ma hai Caldara? Per questo io torno alla domanda di partenza, ma se hai Caldara, ma perché devi andare a prendere un altro? Che cosa c'è sotto? Era un parcheggio che questo? Boh, non lo so. Nel frattempo oggi esce anche la notizia che praticamente Piontek è sul mercato e quindi noi sbugiardiamo il mercato dell'anno scorso, di fatto deve entrare in casa perché adesso cominciano a suonare le campane e siamo spacciati, non riusciamo più a parlarci. Allora io dico, ecco fatto, allora io dico, ma anche lì, questione attaccante, ma noi pensiamo veramente di fare da qui alla fine della stagione con Ibrahimovic e Leao? Cioè questa è l'idea della dirigenza? Per capire, perché vabbè che non abbiamo più obiettivi, però intanto bisogna fare 40 punti, 42 magari, no? Prima possibile, per evitare rogne. E poi dopo dobbiamo anche programmare un minimo la prossima stagione, perché io vorrei dire questo alla dirigenza, io capisco che adesso siete presi dalle vostre turbe, no? Dal fatto che non sapete bene cosa fare perché avete preso Ibrahimovic con l'intenzione di mettere fumo negli occhi ai tifosi. Però adesso, cara dirigenza, voi dovete già avere in mano l'allenatore della prossima stagione e almeno un minimo di idea di cosa fare la prossima stagione. Cioè, chi sarà la guida tecnica? Con quale modulo giocherà? Quali giocatori servono e quali no? Io non capisco perché al Milan si vende sempre prima quello che può rimanere e restano quelli che dovrebbero andare via. Perché non hanno mercato? Va bene, d'accordo, però io certi giocatori non li ho mai sentiti mettere in discussione. Mai, mai. Invece Piontek che sì, va bene, quest'anno ha fatto male. Vedremo Ibrahimovic quanti gol farà, vedremo Leao quanti gol farà, perché ormai il Milan mastica e sputa centravanti a una velocità incredibile. Per cui io veramente concludo dicendo che non riesco a capire, per quanto mi sforzi, la logica che c'è dietro alle manovre di mercato del Milan. E voglio, da tifoso del Milan, una spiegazione su perché Caldara non può giocare da noi e deve andare all'Atalanta, e noi dobbiamo andare a prenderci o uno scarto dell'Atalanta o uno scarto della Juventus, perché queste cose veramente non stanno in cielo in terra. Ve l'avevo detto che il giorno dopo, anche se è martedì non è lunedì, però mi arrabbio il giorno dopo, perché veramente non capisco. Ditemi voi un po' che cosa ne pensate, se anche voi non trovate una logica dietro tutto questo. Fatemelo sapere. Mettete un like al video, commenti sotto e ci sentiamo alla prossima.